Con le immagini siamo ad Aragon, in Spagna. Questa è gara 2 del 10° appuntamento del Mondiale Superbike. Scatta dalla pole position Alvaro Bautista in virtù della vittoria nella Super Pole Race del mattino. Un Alvaro Bautista che può impostare la sua strategia di gara preferita, cioè andare in testa e fare ritmo. Condizioni dell'asfalto leggermente diverse rispetto a gara 1, una gara 1 che ci aveva regalato la grandissima vittoria di Andrea Iannone, tornato al successo dopo i 4 anni di stop per qualifica in questa sua stagione di debutto in Superbike. È un avvio invece più complicato del previsto per Nicolò Bulega, che in gara 1 aveva rotto il motore e in gara 2 rimane un po' invischiato nel gruppo degli inseguitori e fatica molto a trovare il varco giusto, mentre Bautista e Toprak Razzatioglu si sfidano a colpi di record, un record che viene della pista che viene superato e battuto in parecchie occasioni. La Pirelli ha introdotto in questa gara di Aragon una nuova copertura posteriore, la D0640, una SCX di sviluppo che nessun team e nessun pilota aveva mai sperimentato fin da adesso e che ha cambiato un po' faccia da Superbike. Prima era necessario amministrare la prima fase per non incappare nel degrado delle gomme, invece adesso Bautista e Toprak se la stanno vedendo ai ferri corti dall'inizio, abbassando considerevolmente i tempi. Bautista nel finale riesce a prendere un leggero margine di vantaggio, Toprak, che rientra dopo 3 settimane di stop, si accontenta del secondo posto. Per Bautista è la 63esima vittoria del mondiale, il 105esimo podio, è il ducatista più vincente di tutti i tempi, meglio anche di Carl Fogarty e Troy Bayliss. Bautista davvero nell'albo dei grandissimi della Superbike. È una gara che non cambia la classifica perché Bautista rimane a meno 81 punti di distanza da Toprak Razzatioglu, che invece ne guadagna su Bulega. Questo è il podio con Serafino Foti che festeggia insieme al suo pilota, Serafino Foti, team manager della Ducati Aruba. Questa è la classifica di gara 2, prossimo appuntamento all'Estoril tra 2 settimane, poi seguirà la finalissima di Jerez. I just went pushing and pushing and pushing. I was watching the gap, plus zero, plus zero, plus zero. Fast lap, plus zero, plus zero, plus zero. So was like, okay, you have to be very concentrated, don't make mistake because otherwise you will lose the leader. Yeah, and I enjoyed a lot the race. No, at the end, in the last laps, I can make a gap. I did my best lap time of the weekend in the penultimate lap, so it was incredible. No, thanks to my team because they helped me a lot during all the weekend, well, all the rounds, to give me again the confidence I missed at the beginning of the season with the bike. So I just can't be happy.